Partiamo dall'incontro tra Le Corbusier, Pierre Jeanneret e Charlotte Perriand. Nati a cavallo del Novecento, eccoli tutti e tre fissati in un gesto contemporaneo, sorprendenti per l'uso moderno che fanno del corpo. Lo usano già allora per comunicare. Nei 10 anni che passano insieme, danno vita a quella che diventerà la collezione LC, oltre 20 modelli, ora classici, del design contemporaneo. Nel 1959 i diritti di produzione degli arredi del 29 passano a Heidi Weber, gallerista svizzera amica di Le Corbusier, che però non ha la forza produttiva e commerciale per dare vita a una vera e propria collezione di arredi industriali. È a questo punto, nel 1964, che l'avventura della collezione LC, piena di incontri, di voglia di leggere il futuro, di esprit nouveau, appunto, incrocia la storia di Cassina. Rieditare dei mobili di design non è mai un'operazione nostalgica. Proiettare nel futuro i capolavori del passato significa capire quale oggetto ha la forza per diventare un classico, cioè, per dirla con Italo Calvino, qualcosa che non ha mai finito di dire quel che ha da dire. È quello che Cassina ha fatto con la collezione LC. Un classico è qualcosa che dura nel tempo, che è senza tempo. Senti che lo apprezzerai a lungo.